Cari amici, eccoci pronti ad affrontare un nuovo viaggio, a conoscere così un nuovo ambito, una nuova zona, una nuova area. Ma prima di fare ciò ci soffermiamo un istante, andiamo così ad ascoltare chi conosce molto, molto bene tutto il territorio trentino con tutte le sue iniziative. Spazio quindi a Trentino SPA. A fra poco. La montagna è una grande palestra naturale che offre infinite possibilità per l'attività fisica sia durante la stagione estiva sia durante i mesi invernali. I sentieri si estendono in ogni angolo del territorio per quasi 5.000 km e sono adatti sia a chi desidera fare una semplice passeggiata sia a chi ha una buona preparazione fisica per affrontare percorsi di trekking impegnativi. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, anche grazie alle proposte delle guide alpine che organizzano interessanti escursioni e ci garantiscono la massima sicurezza. A degli appassionati vi sono due grandi circuiti immersi nella natura: il trekking delle leggende, anello escursionistico che deve il proprio nome ai numerosi racconti mitologici di queste zone, propone oltre 200 km di sentieri ed un dislivello di oltre 16.000 metri che si snodano tra i paesaggi dolomitici di San Martino di Castrozza e le valli di Fiemme e Fassa. Dolomiti di Brenta Trek è invece un doppio tour per gli appassionati del trekking sulle orme dell'Orso Bruno nello scenario di natura incontaminata del Parco Naturale Adamello Brenta. Il percorso è ad anello, disegnato tutto intorno al massiccio montuoso del Brenta, la più occidentale catena delle Dolomiti. Il Dolomiti di Brenta Trek si rivolge a due differenti target di camminatori. Il percorso expert è pensato per gli escursionisti esperti e ben allenati, che vogliono vivere la montagna al 100%, provando l'esperienza del soggiorno in rifugi ad alta quota e bivacchi. Il percorso country è dedicato invece a chi ama assaporare la montagna più dolce, camminare tra natura e cultura senza rinunciare alla comodità di riposare in confortevoli hotel al rientro dall'escursione. Gli escursionisti che scelgono il Trentino per concedersi una vacanza possono approfittare dei Dolomiti Walking Hotel. Si tratta di un club di prodotto che coinvolge strutture che offrono servizi su misura per coloro che vogliono immergersi nella natura. Questi alberghi, a gestione familiare, fanno dell'amore per la montagna una vera e propria filosofia di vita. In totale sono 16 e si trovano in vari angoli del Trentino, dalla Val di Fassa alla Val di Fiemme, dalla Val di Sole alla Rendena, dalle valli Giudicarie all'Altopiano della Paganella. Se sognate una vacanza capace di darvi delle emozioni diverse, poliedriche, quelle dei laghi incontaminati, della natura bellissima, dei fiori, degli alberi, prati, dove poter così fare delle bellissime escursioni, ma se avete anche voglia di un po' di cultura, di musei, di arte, perché no, di qualche negozio ed un pizzico di mondanità, bene, noi abbiamo ciò che fa per voi. Prepariamoci quindi a scoprire un nuovo ambito. Trento, il Monte Bondone e la Valle dei Laghi. Ed è proprio dalla Valle dei Laghi che iniziamo questa giornata. Ci troviamo ai Laghi di Lamar, sugli itinerari dell'acqua. Da qui possiamo partire in sella alla mountain bike o a piedi per scoprire la Valle dei Laghi. Una valle caratterizzata da una moltitudine di laghetti alpini, tra questi il lago di Toblino col suo affascinante castello e il suggestivo lago di Lagolo, dal quale possiamo raggiungere in pochi minuti la conca delle Viotte sul Monte Bondone.
Scoprire la Valle dei Laghi significa scoprire anche le eccellenze di questo territorio, dal Nusiola, Vino Santo, per poi concludere con una sosta enogastronomica. La Valle dei Laghi, come il Monte Bondone, sono meta ideale per una vacanza naturalistica, sportiva ed enogastronomica. Quindi, una vacanza viva. Numerosi gli appuntamenti da non perdere in Valle dei Laghi, sul Monte Bondone, ma anche alle Terme di Garniga. Vengono proposti i bagni d'erba con importanti proprietà curative e rilassanti. E per chi ama l'arte, la cultura e la storia, la città di Trento, con visite guidate e importanti mostre che sono state previste per la prossima estate. Steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historical. So if love is just chemicals, give us something to stop me. Only you know me. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, yes, I'm really missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to, used to do. Hey girl, what's up? We used to be just me and you. E dalla Valle dei Laghi, eccoci giunti in un'altra località, in un'altra zona. Siamo sul Monte Bondone. E proprio da qua parte un altro viaggio, un viaggio nel viaggio. Quindi alla scoperta, questa volta, degli sport. Tanti gli sport che si possono praticare. Ovviamente le numerose passeggiate, la mountain bike, l'equitazione, il parapendio, l'arrampicata. Insomma, ve ne è un po' per tutti i gusti. Ed in questa occasione abbiamo deciso di soffermare la nostra attenzione sui trekking numerosi, bellissimi in solitaria, ma forse ancora di più accompagnati da chi, vi chiederete, dagli accompagnatori di territorio. Andiamone a sentire uno. Allora, siamo qui in questo bellissimo spazio del Monte Bondone per accompagnare i nostri ospiti a scoprire le bellezze naturali di queste aree, ma così anche di altre aree, come accompagnatori di territorio, quindi come anime di questi luoghi che, diciamo, vogliamo poi condividere con gli ospiti della montagna. Al momento stiamo accompagnando un gruppo di inglesi che stanno con i quali poi condivideremo un'altra passeggiata, ma gli appuntamenti estivi sulla montagna saranno anche altri. Ogni lunedì ci sarà un appuntamento proprio con tutti gli ospiti della montagna per fargli capire le bellezze di questi luoghi, al mattino con un aperitivo che verrà poi offerto prima della pausa pranzo, e poi si apriranno le possibilità, le diverse possibilità che ci sono sulla montagna, quindi l'andare con le biciclette, fare nordic walking e tante altre possibilità, tra le quali anche quelle offerte dal centro, qui dal Giardino Botanico, quindi dal Museo di Scienze Naturali, con le visite guidate al Giardino Botanico, che sicuramente bisogna visitare, Terrazza delle Stelle, con degli appuntamenti serali proprio per controllare, per vedere quello che c'è sopra i nostri occhi, e quindi godere di questi momenti nella montagna. Appuntamento quindi ogni lunedì con un aperitivo presso la Terrazza delle Stelle, e il venerdì con un arrivederci all'inverno. Inverno che è interessante, ma ancora più interessante sarà scoprire l'estate su questa montagna. Grazie e arrivederci. You must be tripping.
Vi aspettiamo numerosi sul Monte Bondone, anche per le manifestazioni sportive. A tal proposito vi voglio ricordare la Gran Fondo Charlie Gaul, dedicata al ciclista lussemburghese che nel 1956 rese famosa questa mitica salita che da Trento raggiunge la cima del Monte Bondone. E nella stessa giornata, per chi vuole raggiungere il Monte Bondone, la possibilità di trekking e di mountain bike con il Bondone Day. Immersi nella natura, a parlare quindi di sport e quant'altro, eccoci pronti a scendere a valle nel cuore di Trento, ma prima di fare ciò ci fermiamo un pochino, lo facciamo all'agriturismo Le Vallene per la nostra classica pausa enogastronomica alla scoperta dei piaceri dell'ottima cucina trentina. Seguiteci! Nel nostro menù noi proponiamo una cucina tipica trentina, prodotti semplici che vengono dalla nostra zona, e dagli antipasti a primi e secondi. Entrando nel dettaglio vi faccio conoscere il nostro, in particolare del nostro antipasto, la nostra carne salata, lo speck trentino con i crostini di pane che facciamo noi sia bianco che integrale con il lardo, la faraona con le insalatine fresca, noi diciamo fasoli in bronzo perché sono proprio tipici trentini i fagioli che facevano una volta, la bruschetta col pomodoro, i pomodori freschi, il nostro pane, e la polenta col formaggio, lo smacafam, le delizie col prosciutto, il formaggio e i funghi. Non mi rimane che augurarvi buon appetito. E come promesso, eccoci nel cuore di Trento. Effettivamente siamo proprio nel cuore, a soli 5 minuti dal centro. Siamo alle gallerie di Piedicastello. Parliamo quindi d'arte, lo facciamo innanzitutto con Storicamente ABC, un viaggio un po' a ritroso nel tempo, per andare a scoprire chi eravamo e magari per capire un po' meglio quest'oggi chi siamo diventati. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Cause I get a thousand hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed. A disco ball is just hanging by a thread. Self-believe this is happening.
Passiamo poi da una mostra perenne ad una mostra temporanea con un'altra grande novità. Si parla ancora di linguaggio, questa volta però figurativo. Si parla infatti di fumetti. Seguiteci. Si parlava di fumetti, il rapporto tra la storia e i fumetti è un rapporto particolare perché il linguaggio del fumetto, il linguaggio del disegno riesce probabilmente a trasmettere anche delle emozioni e comunicare delle cose che i libri di storia e le mostre tradizionali non riescono a comunicare. Confermando il carattere laboratoriale appunto delle gallerie, abbiamo ospitato questa mostra di un disegnatore, di un fumettista importante, Sergio Toppi, che ci conduce in questo universo appunto della storia a fumetti. Due grandi temi di questa monografica, da una parte il tema dei conflitti, dall'altra il rapporto tra la storia e il fantastico. Sono due temi di grande importanza. Toppi è uno dei grandi disegnatori fumettisti italiani e qualcuno se lo ricorda come autore del Corriere dei Piccoli, e in questa mostra permette, diciamo, di vedere anche il potenziale che ha questa arte del fumetto appunto per divulgare, per comunicare, per far riflettere. Ovviamente è una mostra che investe in particolare i giovani, le nuove generazioni, ma credo che sia una proposta culturale che ben si inserisce nella scommessa delle gallerie di Piedicastello. E continuiamo a parlare di arte, storia e cultura. Questa volta lo facciamo però in un posto diverso, in una maniera diversa. Rimaniamo a Trento, ma dall'architettura così particolare, così moderna, del modernissimo museo all'interno delle gallerie, andiamo invece nella storia. Facciamo un balzo nel 1200 con l'inizio di questa struttura. Di cosa parliamo? Ebbene, parliamo del Castello del Buon Consiglio che sovrasta Trento e che ha all'interno tantissime perle. E noi, con un grande esperto, andiamo un po' a scoprirla assieme. Benvenuti al Castello del Buon Consiglio di Trento. Quest'anno ospiteremo una mostra dedicata al vetro. Si intitola L'avventura del vetro. È una mostra che in realtà si ricollega con la mostra dell'anno scorso, Egitto mai visto, questo successo straordinario per il Buon Consiglio, perché anche questa mostra viene da un lascito, è stata ideata grazie ad un lascito che Taddeo Ritornelli, colui che donò a fine 800 la collezione egizia al castello, appunto lasciò anche un piatto ed un calice rinascimentale del 500 al castello, per cui abbiamo deciso di costruire attorno a questo straordinario pezzo di Venezia, di Murano, la mostra. È una mostra molto affascinante, come il materiale del resto. Pensate, il vetro lo conosciamo come materiale solido, ma in realtà viene fuso a più di 1000 gradi nel forno e prima è addirittura sabbia. È una mostra che vuole far conoscere al pubblico come nasce il vetro e cosa si può fare con questo straordinario materiale. Sono capolavori in mostra che provengono per la maggior parte dal Museo di Murano di Venezia, capolavori che vanno dal 500 al 900, ma abbiamo anche capolavori che arrivano, per esempio, dagli Stati Uniti d'America. Abbiamo il flauto di Napoleone appartenuto al grande imperatore,
Poi abbiamo un prezioso carico recuperato a Gnalic, una località vicino a Zaravecchia, dove affondò nel 1583 un galeone, una nave veneziana carica di vetri, ma non solo, anche di stoffe e di materie prime, che noi esponiamo in una scenografia stupenda fatta da Gigi Giovanazzi. Poi abbiamo anche ricostruito la fornace rinascimentale veneziana nella prima sala, dove vi è anche un filmato che ha girato Giorgio Salomon a Murano. Insomma, è una mostra davvero interessante e non potete perderla. She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, 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 hey. Well, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way? E dopo i laghi e la montagna, dopo lo sport e la cultura, eccoci nel centro storico di Trento per una bellissima passeggiata e per attendere, perché no, anche il tramonto all'ombra del Duomo. Per oggi quindi è tutto, me non rimane che ringraziarvi per essere stati ancora una volta con noi, rinnovarvi l'appuntamento a scegliere, a vedere, a toccare con mano questa splendida zona, questo splendido ambito, e ovviamente l'appuntamento ancora una volta con la prossima puntata di Trentino Emozioni d'Estate. Alla prossima! That she's back from that soul vacation, tracing her way through the constellation. Yeah, yeah, yeah.